Well, the position of the UN and the Secretary General has been from the first day very clear. We have condemned the violation dell'ONU e del segretario generale Guterres è sempre stata molto chiara, cioè sostegno al popolo ucraino e la condanna della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario dell'ONU Miguel Ángel Moratinos in merito agli ultimi sviluppi del conflitto russo-ucraino a margine dell'incontro in Palazzo Comunale ad Arezzo. Il sottosegretario si trova in città già da ieri per l'avvio a Rondine, cittadella della pace, del 7° Utopic Fest. Ha incontrato proprio qui ieri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, intervenuto al festival dopo il suo viaggio a Kiev. È stato lo stesso Moratinos a ribadire che la situazione si sta complicando. La nomina del cardinale Zuppi da parte di Papa Francesco è stata un'ottima notizia. The Secretary General and the UN system has been trying to find a peaceful solution. L'ONU, come chiunque, vuole cercare una soluzione pacifica. Ovviamente la situazione si sta complicando, quindi anche la nomina da parte del Papa data al Cardinale Zuppi è un'ottima notizia, perché ci dà una speranza del fatto che anche qualcun altro vuole trovare una soluzione di pace e raggiungere questo obiettivo comune. Il sottosegretario diceva che ha vissuto in tantissime situazioni di conflitto, è stato sotto i bombardamenti, quindi lui stesso ha visto in prima persona che una soluzione alle guerre c'è sempre, a tutte le guerre, quindi in questo momento stiamo solo aspettando che la guerra finisca, però non dobbiamo stare con le mani in mano ovviamente, dobbiamo comunque fare qualcosa anche se sappiamo che la pace arriverà. Dobbiamo contrastare le uccisioni di civili, la distruzione delle città ed è un'assurdità scontrarsi con questo nel XXI secolo, è irrazionale. Sostenere l'Ucraina non significa stare appunto con le mani in mano, aspettare Godot, come ha detto il sottosegretario, esplorare nuove vie per la pace. E il fatto anche che il Papa si sia espresso a questo riguardo, trovare una soluzione di pace e che sia che l'ONU che il Papa condividano questa posizione non significa che gli ucraini vengano abbandonati, perché troppi si concentrano solo sulla risoluzione della guerra senza pensare poi effettivamente a una risoluzione pacifica. I think we should try to mobilize in favor of peace. Il sindaco di Arezzo ha poi fatto dono al sottosegretario di una serie di stampe di Venturino Venturi che raffigurano Pinocchio. Il sindaco di Arezzo gli ha regalato delle immagini che raffigurano Pinocchio. Forse oggi più che mai i politici non devono fare i Pinocchi, ma devono mantenere quello che promettono e quello che dicono ai loro cittadini. Pinocchio rappresenta la metafora della lotta contro le ingiustizie. Dobbiamo dire la verità, creare le condizioni per un mondo migliore e da Pinocchio possiamo imparare cosa non dobbiamo fare. Pinocchio, what you should not do. So, okay, thank you.